Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, ovviamente vi parlerò di questo argomento, cioè voglio fare una piccola discussione perché poi mi rivolgo a voi come sempre riguardo appunto al discorso squadre B piuttosto che appunto a una squadra satellite in un campionato estero. E quindi voglio valutare quale fosse secondo me e poi anche secondo voi la soluzione migliore, visto che comunque dopo il rinnovo della presidenza FIGC Vita Vecchio appunto che è stata supportata appunto dalla Juventus, tra i punti del suo programma c'era appunto la questione appunto delle squadre B nel campionato, o meglio, all'interno del sistema del campionato italiano. Quindi un po' come succede adesso per quanto riguarda la Spagna, Real Madrid e Barcellona, hanno appunto delle squadre Barça B, un Real Madrid, Real Castiglia, mi pare che si chiami. E quindi è una questione che poi verrà probabilmente portata in questo quadriennio, appunto anche in Italia. Però l'alternativa è un'alternativa che è stata anche un po' sparata a casaccio da parte dei media. È appunto quella di una squadra satellite, cioè di che alcuni club, in primis la Juventus, comprare una squadra di un altro campionato, portoghese era una delle possibilità, e quindi utilizzare la squadra satellite appunto come fonte, diciamo, per prendere giocatori da poi portare nella squadra madre. È una cosa che è stata praticamente sparata dagli media, ed è da un po' di anni che si dice questa cosa qua. Si diceva, almeno da qualche anno, ho letto qualche articolo così, che fosse in Portogallo una delle squadre selezionate da Juventus per appunto fare questa cosa qua. È una cosa che comunque viene già fatta, nel senso che ad esempio Patron Pozzo, che è appunto il proprietario dell'Udinese, ha appunto altre due squadre, che sono appunto mi pare il Granada, se non sbaglio, e il Watford, quello di Mazzarri, allenato da Mazzarri in Inghilterra. Quindi sono cose già fatte. Allora, analizziamo le cose con ordine. Sulla questione squadre B, nel proprio campionato è la soluzione che personalmente mi piace di più per due motivi, anzi per più di un motivo in realtà. Il primo motivo è che ovviamente i giocatori resterebbero all'interno del campionato, meglio appunto in Lega Pro probabilmente, appunto nel sistema Italia, e quindi questo da una parte è vantaggioso perché comunque la tipologia di gioco è molto simile, ovviamente a livelli differenti, ma comunque si continua in questo senso qua. È molto importante per il discorso vivaio perché avendo controllo sul territorio, o meglio appunto nel campionato italiano di una squadra B, si ha più controllo appunto anche dei giocatori. Ovviamente la maggior parte sarebbero probabilmente italiani, anche perché comunque la Juventus si sa come ragiona, la filosofia della Juventus, e quindi si avrebbe tutto all'interno dei confini nazionali. È una soluzione molto importante, nel senso che è stata appunto adottata anche dalle spagnole, e le spagnole per anni si è parlato appunto, in specie del Barcellona, di come il vivaio, la cantera del Barcellona e quella appunto del Real Madrid sono stati appunto il punto di forza di due squadre che hanno vinto tutto negli ultimi 20 anni. Quindi portare in Italia questa cosa qua potrebbe veramente beneficiare, soprattutto noi che purtroppo da qualche anno non abbiamo più talenti che vengono dal vivaio. O meglio, sì, ovviamente ci sono tanti giocatori buonissimi, molti si perdono, e veramente credo che l'unico giocatore che poi ha fatto carriera partendo dal basso è stato Marchisio, ma nessun altro, perché Giovinco si è perso, De Ceglie si è perso, Immobile è un giocatore che comunque è andato a giocare alla Lazio, comunque nessuno ha fatto carriera tranne Marchisio. Quindi l'unico Marchisio, quindi c'è un problema anche di vivaio da parte nostra, da parte anche di coloro che sono all'interno di campionato italiano, escluse le squadre piccole che poi cedono, vendono a fior di milioni i vari caldari e così via, appunto le squadre più forti come noi, come so, Roma, Napoli e così via. E questa cosa qua, quindi della squadra B, potrebbe essere una soluzione molto gradita personalmente, innanzitutto appunto per questo motivo del vivaio, sarebbe l'ora appunto di avere un vivaio di tutto rispetto, quindi che parta dai giovanili, ma che questi giocatori una volta usciti dall'Under 19, sostanzialmente della primavera, non si perdano in prestiti, ma vadano appunto in questa squadra B, che è un campionato un po' minore rispetto alla Serie A, e possono lì crescere per un paio d'anni per poi, se meritevoli, approdare appunto avanti, oppure continuare a giocare in questa squadra B, oppure essere venduti ad altre squadre di altri livelli. Quindi comunque una soluzione che, vista nel nostro contesto nazionale, secondo me è perfetta. E perché non mi convince tanto quella della squadra satellite? Allora, è vero che quel discorso legato al Patron Pozzo, che ha avuto altre squadre in altri campionati, quindi sono tre, compreso l'Udinese, è stata funzionante perché comunque l'Udinese e la famiglia Pozzo sono veramente sani dal punto di vista appunto finanziario e così via, hanno veramente scovato campioni che hanno rivenduto e fatto i milioni. Appunto questo è il motivo. Cioè l'Udinese non è la Juventus vuole costruire un progetto anche che sia giovane, che sia di esperienza, ma che sia comunque un progetto che porti a vincere. L'Udinese è un progetto che porti a vendere, e quindi sono due cose diverse. Quindi già il fatto di avere un circolo di squadre qua e là potrebbe essere anche in quest'ottica qua, appunto, di poi
e valorizzare certi giocatori dal punto di vista economico del valore del cartellino per poi rivenderli o spostarli in prestito e fare comunque magari avere anche appunto delle agevolazioni fiscali che magari comprandolo e pagandolo in Inghilterra è molto più conveniente che pagarlo in Italia. Quindi comunque sono discorsi che praticamente racchiudono solo l'aspetto economico, ecco. Quindi la Juventus ovviamente fa anche questi calcoli, per la Juventus è un progetto vincente, mentre quello dell'Udinese, con tutto rispetto, ma non è comunque una critica, ma è così, è un progetto per vendere e gli ultimi anni hanno veramente gonfiato i bilanci dell'Udinese, della famiglia Pozzo, che hanno veramente fatto la fortuna grazie alle cessioni di vari Isla, di vari Samoa, Sanchez e così via. Oltre a questo motivo qua c'è il fatto che appunto campionati come portoghesi, inglesi e così via sono campionati diversi e quindi questi giocatori potrebbero avere lo stesso problema dei vari prestiti che accadono ultimamente e quindi sarebbe solo una soluzione economica e nient'altro. Quindi dal punto di vista tecnico e della crescita della maturazione del giocatore non ci sarebbero miglioramenti. Quindi su questo discorso io sono molto d'accordo e da una parte il programma di Tavecchio, in questo senso qua, potrebbe essere utile appunto per le squadre B in un campionato minore, o meglio nel nostro campionato italiano, ma in Serie Lega Pro, Serie B addirittura, adesso non mi ricordo i dettagli, comunque ovviamente non in A, con poi dei limiti ovviamente perché non puoi arrivare a un punto in cui magari hai due Juventus tra virgolette in Serie A, quindi ovviamente come succede per le spagnole non possono essere promosse e quindi semplicemente restano in quella, a orbitare in quella zona là per poi prendersi la casa madre, o meglio squadra madre, la Juventus, i giocatori necessari. Quindi è una cosa che potrebbe aiutare questo passaggio dalla primavera appunto la prima squadra, un passaggio che purtroppo ha lasciato dei morti, che sono i giocatori che sono persi tra i prestiti, perché talvolta questi giovani usciti dall'Under 19 e non essendo più in età per essere tesserabili in quella fascia là, ovviamente si perdono perché vengono prestati 6 mesi qua, 6 mesi là, un anno qua, un anno là, e alla fine poi si trovano a rinnovare contratti per poi mai giocare nella prima squadra. E quindi la soluzione secondo me è molto, molto valida, è appunto questo traghetto da una parte all'altra, dal mondo dilettantistico, meglio dilettantistico, quello giovanile a quello professionistico. Detto questo, dite nei commenti quello che pensate, un argomento comunque molto aperto perché ancora non c'è nulla di certo e soprattutto nessuno ha la certezza su cosa sia meglio o peggio rispetto alle due soluzioni proposte. Quindi io vi do queste due soluzioni e dite la vostra, ecco. Quindi grazie di avermi seguito come sempre ci vediamo al prossimo video, forza Juve e forza anche Juve B, che non si sa mai. Alla prossima, ciao.